Reduce entrambe da una vittoria convincente conquistata domenica scorsa, Spedale Teluanesi si affrontano nel big match di giornata, decisa a confermare quanto di buono fatto vedere nella prima di campionato. La gara si disputa al Morel di Ventimiglia, visto che al comunale di Spedale sono in corso importanti lavori di manutenzione. Sono i padroni di casa a iniziare meglio nei primi 20 minuti e a mettere letteralmente le corde gli ospiti, sfiorando ripetutamente il gol del vantaggio. Al settimo minuto Espinal da buona posizione conclude alto sopra la traversa. Al nono ancora un'occasione per l'attaccante dominicano con tiro che termina di nuovo alto. Al minuto 16 Miceli prova la conclusione dal limite, ma la mira è sbagliata, e un minuto più tardi lo stesso Miceli serve un assist a Respinar, ma l'attaccante sbaglia clamorosamente a tu per tu col portiere. Al minuto 29 lo Spedaletti passa in vantaggio, cross difficile dalla sinistra e deviazione vincente sempre di Miceli, grande protagonista della gara, ma i ragazzi di Mister Carlet badano ad amministrare il vantaggio e l'unica conclusione degli ospiti giunge solo allo scadere del tempo con questo tentativo su punizione di Garassino blemboclato da Frenna. Luanesi più intraprendente nella ripresa, già dopo pochi secondi Frenna blocca a terra un insidioso cross di Leo. All'ottavo Miceli prova una conclusione acrobatica con poca fortuna. Un minuto dopo si vede per la prima volta Daddi, ma la sua conclusione è ben bloccata da Frenna. Ancora 60 secondi e il portiere di casa para anche una conclusione di insolito. Ospiti ancora in avanti alla mezz'ora, ma mollo viene anticipato dal solito Frenna. Finisce con la giusta vittoria degli Orange, che stasera condividono col Varazze la testa della classifica.